È il pezzo di una serie di webinar che abbiamo iniziato nel 2018, svolgendo poi il ruolo che consono ai centri Europe Direct, cioè di fare informazione e divulgazione su tematiche europee. Abbiamo iniziato il 20 aprile con l'intervento anche della Commissione europea sul nuovo quadro finanziario pluriennale, sulle fonti di informazione per il periodo 2014-2020, la cooperazione territoriale, il pilastro europeo dei diritti sociali, i fondi SIE, politiche di coesione. Quello di oggi affronterà l'argomento dei principali finanziamenti diretti e guarderemo anche un poco quello che ci aspetta per la prossima programmazione. E chiuderemo il 28-24 ottobre con i programmi di assistenza esterna dell'Unione. Insieme a me ci sarà la collega Claudia Salvi, che è la coordinatrice del Centro Europe Direct Roma Innovazione. Purtroppo non ci sarà la dottoressa Claudia De Stefanis della Commissione Europea, che per un imprevisto dell'ultimo minuto non ha potuto prendere parte a questa iniziativa odierna. Quindi una presentazione. Chi siamo? I centri Europe Direct sono dei centri finanziati per chi non lo sapesse, insomma, ovviamente, finanziati dalla Commissione Europea, che fanno attività di comunicazione e divulgazione sulle tematiche europee. Sono una rete informativa cofinanziata con l'obiettivo appunto di avvicinare l'Europa ai cittadini. La rete degli Europe Direct italiani è composta da 44 centri, il nostro è attivo dal 2013 come Europe Direct Roma, per i primi 4 anni. Abbiamo partecipato al secondo avviso, ci siamo candidati e ci siamo aggiudicati per altri 3 anni la gestione di uno sportello Europe Direct presso il Formez di Roma, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020. Ovviamente troverete il link che vedete, vi riporta a tutti i 44 Europe Direct sul territorio nazionale. Noi siamo il terzo nel Lazio, per cui questa iniziativa, che è, diciamo, di natura online, ovviamente ci consente di contattarvi e avvicinare un po' tutti i cittadini all'attività del Centro Europe Direct Roma Innovazione. Tuttavia, per attività di natura più in presenza o più caratterizzata da un vicinato, ovviamente necessario e indispensabile anche alla luce delle peculiarità territoriali, vi invitiamo a contattare i colleghi degli altri 43 centri dislocati sul territorio nazionale, che a questo punto saluto anche, alcuni di loro dovrebbero essere anche collegati in questo webinar. Cosa offre lo sportello Europe Direct Roma Innovazione? Sicuramente abbiamo un contact center telefonico al quale rispondiamo a tutti i quesiti che ci provengono dai cittadini diciamo del Lazio, ma non vi nascondo che ci chiamano un po' da tutta Italia. Ovviamente poi dirottiamo i quesiti ai colleghi territoriali. Uno sportello informativo fisico, qui presso la sede del Formez in Viale Marx 15, e svolgiamo l'attività classica di informazione e divulgazione sulle tematiche europee. Ogni anno abbiamo un piano annuale delle attività che è concordato anche su richiesta di amministrazioni locali, scuole, associazioni. Promuoviamo appunto degli eventi in presenza, quali la giornata delle lingue, piuttosto che la giornata della festa dell'Europa. Insomma, andiamo a sensibilizzare un po' l'opinione pubblica sulle tematiche europee, avvicinandole un po' anche a quelli che sono i programmi e le iniziative dell'Unione. Cosa offriamo? Ecco, questa è la nostra vetrina. Il Formez da circa 20 anni fa informazione sull'Europa. Lo sportello Europe Direct, ispirato dal Formez, non poteva che capitalizzare questa esperienza rilanciando il focus tematico Europa, che al nostro modesto parere, penso lo conosciate, fornisce agli operatori di settore, ma non solo, anche ai cittadini, alle amministrazioni territoriali e comuni cittadini, una preziosa attività, diciamo, di informazione. Qui ho zoomato le sezioni principali che sono più frequentate dall'utenza.
Abbiamo un'attenzione ai programmi comunitari del 2014-2020, ma anche non è modestia dire che siamo tra i primi a offrire uno scenario di quello che sarà la programmazione 2021-2027 alla luce delle proposte dei programmi che attualmente la Commissione, parliamo appunto di proposte ancora, sta facendo e sta prendendo in considerazione per il prossimo ciclo. Alcune conferme, altre meno, ma su questo la collega Claudia Salvi sicuramente vi illuminerà su quelle che saranno le prospettive. In alto a barra vedete c'è una sezione, varie sezioni strutturate, notizie, documenti, norme, materiali, esperienze, che non ve le ho riportate tutte, però tornando ai programmi comunitari troverete questa tipologia di informazione, una lista di programmi comunitari dell'attuale programmazione e le proposte dei programmi comunitari per il 2021-2027. Possono essere molto utili per gli operatori o amministrazioni che si volessero preparare in modo adeguato al prossimo ciclo di programmazione. Ecco, già capire quali sono gli orientamenti della Commissione, quali sono i programmi che verranno confermati, quelli che verranno modificati, migliorati e nuovi programmi, ecco, qua possono avere una buona vetrina per comprendere un po' quali sono le dinamiche attualmente in atto. La sezione bandi, questa è una sezione frequentatissima, ce lo dicono anche i risultati che ci trasmettono i nostri colleghi che gestiscono il sito. Qui è possibile vedere tutte le scadenze dei programmi in scadenza. Ovviamente parliamo di bandi a gestione diretta, perché gestione indiretta e fondi SIE sarebbe un po' un'impresa monitorare tutti gli avvisi regionali. Però già questo vi assicuro che è aggiornato quotidianamente. Tutti i programmi a gestione diretta in scadenza li trovate qui. Così come la lista nella sezione documenti, troverete una serie di documenti sia di emanazione comunitaria o di altre associazioni, in questo caso vedete agenzie della coesione, ma anche altre strutture, sia documenti prodotti dal nostro centro Europe Direct. Per questi vi segnalo delle guide utili. Noi facciamo quasi in maniera, cerchiamo di aggiornare in maniera puntuale le guide utili, alcune guide utili storiche che abbiamo fatto nel corso degli anni o delle nuove. Qui ne avete degli esempi. La prima, quella più grande a sinistra, è l'ultima che abbiamo un po' generato. Non è, magari se la trovate online, noterete ancora qualche piccolo recluso, ma l'abbiamo pubblicata qualche giorno fa in occasione di un evento che abbiamo presentato Bici Rossa. Ve ne parlerà anche Claudia, perché è una guida che esplora e fa il punto un po' su quelle che sono le iniziative dell'Unione Europea sulla salute, in materia di salute e sanità. Abbiamo analizzato sia le politiche europee, sia i programmi europei dedicati, con un occhio anche sui bandi regionali, sui fondi SIE. Quindi consente di avere un po' il polso di quali sono le politiche europee e quali sono le opportunità da utilizzare in quest'ambito. L'altra guida che trovate è come finanziare lo sport, la mobilità ciclistica e il turismo sostenibile con i fondi europei. L'abbiamo aggiornato nel gennaio scorso, è stato oggetto anche di diffusione in varie iniziative di promozione della mobilità sostenibile. Questo è un altro filone che il nostro centro Europe Direct Roma Innovazione ha da sempre sposato. Insomma, abbiamo fatto attività di promozione, perché è una tematica che in Europa sono molto più maturi di noi, però andare in giro in bicicletta o con mezzi a basso impatto ambientale è la prassi in Europa. In Italia siamo abbastanza indietro su questo, quindi sensibilizzare l'opinione pubblica anche su questi aspetti che va a braccetto con la guida che vi ho illustrato prima sulla salute e altre guide utili sull'informazione dei fondi europei, come presentare una proposta, per cui nella sezione documentazione troverete anche questo tipo di materiale. Webinar come questo, la sezione 20PA, penso la conosciate, per cui abbiamo una serie di webinar, cerchiamo anche di coordinarci con quelli che fa il format in qualche modo. Comunque noi siamo appunto calati sulle realtà tematiche europee, ovviamente.
Gli altri servizi del centro, abbiamo un account Twitter e una newsletter quindicinale. È possibile riceverla facendo una richiesta all'indirizzo di posta europedirect@formex.it. Altre iniziative ed eventi. Noi supportiamo volentieri anche la commissione che ci chiama in causa e noi diamo il nostro apporto a iniziative della Commissione europea, la sede rappresentanza italiana, quindi lavoriamo in sinergia sia con la rappresentanza ma anche con gli altri centri Europe Direct. Abbiamo ad esempio presidiato un banchetto della Commissione all'arrivo del Giro d'Italia qui a Roma, sempre col nostro link al discorso della mobilità sostenibile. Abbiamo fatto attività di promozione presso le scuole. Presto anche il Comune di Roma e altre amministrazioni che ci hanno chiesto di intervenire e di supportare la Commissione in queste attività di promozione. E Bici Rosa. Bici Rosa è un'iniziativa della quale te ne parlerà Claudia, si inserisce nel filone della mobilità sostenibile, ma più che altro la salute è un'iniziativa a favore della prevenzione al cancro al seno. È un'iniziativa fortemente, è la seconda edizione quest'anno, la faremo a Roma il 28 ottobre, organizzata dalla Commissione europea, dal Campus Biomedico, una serie di partner che troverete appunto in locandina, il Formez, anzi il nostro centro Europe Direct Formez. Un po' si è fatto promotore insieme alla Commissione nel campus biomedico di questa iniziativa e sta diventando abbastanza conosciuta, pur essendo la sua seconda edizione. E non facciamo altro con questa iniziativa che abbiamo presentato a Roma il 27 settembre scorso, insieme alla guida alla quale vi accennavo, quella salute, politica europea per la salute, per cui la velocità con la quale l'abbiamo pubblicata era dovuta anche al fatto di renderla pubblica in occasione della presentazione di Bici Rosa. Per cui, come vedete, facciamo una serie di iniziative abbastanza eterogenee, ma comunque con la finalità comune di promuovere l'Europa, le proprie iniziative, le attività e i progetti messi in campo dall'Unione e dalla Commissione. Questi sono i nostri riferimenti e per qualsiasi cosa siamo a vostra disposizione. Avrei finito la mia introduzione, passerei la parola a Claudia Salvi e vi ricordo che i webinar, come tutti i webinar Formez, sono registrati e fruibili dal link attraverso il quale vi siete registrati. È possibile scaricare l'attestato di partecipazione per chi si è iscritto ovviamente. Le modalità di interazione con l'aula sono le solite, c'è una chat in basso a sinistra, ponete pure le vostre domande, cercheremo, anzi sicuramente le evaderemo nel corso della giornata. La newsletter, ho detto che è quindicinale, è mensile, ecco, sto facendo un passo indietro su quello che vi ho appena detto. E ci si iscrive direttamente sul sito, perché la vecchia modalità era quella di mandare un'email, adesso invece bisogna andare sul sito, nella sezione in cui è presente la newsletter, e iscriversi direttamente. Ok, questa è una rettifica che volevo fare, in effetti. Passo la parola a Claudia. Ah, Buon webinar a tutti. grazie, grazie Luigi per questa introduzione, buongiorno a tutti, volevo salutare anche i colleghi degli altri Europe Direct che vedo collegati. Oggi faremo una veloce carrellata sui finanziamenti diretti dell'Unione Europea, cercando anche di capire come si trasformeranno nel futuro periodo di programmazione. Siccome i finanziamenti, le linee finanziarie sono molte, cercheremo di andare un po' velocemente, ma poi pubblicheremo le slide sul sito per eventuali approfondimenti, ricordandoci sempre che poi noi abbiamo la banca dati dei finanziamenti comunitari dove eventualmente andare a guardare delle specificità di queste singole linee finanziarie. Cominciamo innanzitutto con così, ripetere un attimino la differenza tra la gestione diretta e la gestione indiretta. Nella gestione diretta abbiamo i cosiddetti progetti
programmi comunitari, questi vengono gestiti direttamente dalle diverse direzioni generali della Commissione europea a Bruxelles, e il rapporto è tra la Commissione europea e i partner, del progetto. Un'altra caratteristica della gestione diretta è che siamo sempre in presenza di un cofinanziamento e in più richiede quasi sempre la presenza di un partenariato internazionale, cioè noi possiamo presentare una proposta di progetto insieme a partner di altri paesi europei. Questo però, vediamo, non vale per tutti i programmi, ci sono delle eccezioni, ci sono dei programmi che prevedono la presentazione di proposte sia a livello nazionale che a livello internazionale. Nazionale. Invece nella gestione indiretta abbiamo appunto il finanziamento che parte da Bruxelles, ma poi viene gestito a livello nazionale o dalle regioni, avremo i programmi operativi regionali, oppure direttamente a livello centrale attraverso i ministeri. Ritornando alla gestione diretta, dobbiamo fare ancora una distinzione che abbiamo sia i programmi UE a finanziamento diretto che sono diciamo, destinati a tutti i paesi dell'Unione Europea e aperti alla partecipazione di alcuni altri paesi che non sono proprio dell'Unione Europea. E poi invece abbiamo l'assistenza esterna. L'assistenza esterna permette all'Unione Europea di andare a collaborare con i paesi che sono al di là dell'Unione Europea. Come diceva Luigi, noi avremo un altro webinar il 24 ottobre, che illustrerà quali sono gli strumenti dell'assistenza esterna. Oggi noi ci occupiamo solo dei programmi che hanno come, destinatari principali i paesi, dell'Unione Europea. Cominciamo con uno degli strumenti finanziari più famosi, che è il programma Erasmus. Il programma Erasmus, rispetto, diciamo, all'edizione, alla programmazione precedente, raggruppa in un unico programma tutti i finanziamenti nel settore dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, anche quelli di dimensione internazionale che invece prima erano inclusi in un altro programma europeo. Tra l'altro, questo programma promuove anche la ricerca e l'insegnamento in materia di integrazione europea attraverso le cattedre Jean Monnet, e in più la novità di questo periodo di programmazione è stata un'azione specifica per lo sport. Il programma prevede tre azioni: un'azione 1 che si occupa di opportunità di apprendimento per i singoli sia all'interno dell'Unione Europea che all'esterno dell'Unione Europea, prevede essenzialmente attività di studio e formazione, tirocini, oppure attività di insegnamento e sviluppo professionali e anche attività per i giovani, diciamo attività non formale destinate ai giovani, come per esempio il volontariato. L'azione 2 invece si occupa di cooperazione istituzionale tra i vari istituti di istruzione, le organizzazioni giovanili, le imprese, le autorità locali e regionali e anche le organizzazioni non governative. Questa azione incoraggia lo sviluppo e l'attuazione di buone prassi, ma particolarmente delle prassi innovative nel campo dell'istruzione e della formazione delle attività giovanili, questo per cercare di promuovere quanto più possibile l'occupabilità, la creatività e l'imprenditorialità. E poi abbiamo un'azione 3 che si occupa di sostegno alle riforme delle politiche, che ha come obiettivo quello di modernizzare i sistemi di istruzione e formazione, così sempre da promuovere l'innovazione, l'imprenditorialità, ma principalmente l'occupazione. In questo caso vengono attuati gli strumenti UE in tema di trasparenza, di studi transfrontalieri e sostegno ad agende politiche specifiche come per esempio i processi di Bologna e di Copenaghen. La vera novità di questa fase, di questo attuale periodo di programmazione, è stato il sistema di garanzia ai prestiti, che in realtà è stato uno strumento di aiuto per gli studenti che volevano partecipare ai master, quindi per poter finanziare i loro studi all'estero e anche per acquisire le abilità necessarie per posti di lavoro ad alta intensità di conoscenze. Sempre in questo periodo di programmazione sono stati istituiti appunto due azioni che sono le alleanze della conoscenza e le alleanze di competenze settoriali. Che cosa sono? Le alleanze della conoscenza sono dei partenariati tra le istituzioni
istituzioni di istruzione superiore e le imprese, che hanno quello, come obiettivo quello di promuovere la creatività, l'innovazione e l'imprenditorialità, quindi cercando di offrire quanto più possibile nuove opportunità di lavoro, ma anche nuove opportunità di apprendimento e di qualifiche professionali. Invece le alleanze di competenze settoriali sono sempre partenariati tra enti erogatori di istruzione e formazione di imprese, però in questo caso hanno come obiettivo quello di promuovere l'occupabilità, cercando di formare nuovi curricula a specificità settoriale, perché noi sappiamo che uno dei problemi che abbiamo nell'Unione Europea, che è vero che abbiamo un alto tasso di disoccupazione, ma è anche vero che abbiamo aziende che hanno difficoltà a trovare delle competenze professionali specifiche. In realtà Erasmus Plus, attraverso queste alleanze di competenze settoriali della conoscenza, sta cercando proprio di colmare questo divario, cioè sta cercando di formare delle figure professionali richieste dal mercato, ed ecco perché questa alleanza tra il mondo dell'istruzione e il mondo dell'imprenditoria. Chi sono i beneficiari? I beneficiari sono i discenti formatori nell'ambito di qualsiasi organismo pubblico o privato, purché sia attivo nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. I paesi partecipanti. Ora questo discorso dei paesi partecipanti lo affrontiamo ora, poi dopo ci andiamo avanti veloce. In realtà tutti questi finanziamenti diretti sono destinati sicuramente a tutti i 28 Stati membri dell'Unione Europea, ma in genere possono partecipare anche i paesi del SEE, quindi della Libera Associazione Scambio, che sono l'Islanda, la Norvegia e il Liechtenstein. Molti di questi sono aperti anche alla partecipazione della Svizzera, e chiaramente la quota di cofinanziamento per questi paesi proviene dai loro paesi e non è coperta dall'Unione Europea. Però in genere questi programmi sono anche aperti ai paesi che sono in preadesione, che sono tutti i paesi dei Balcani occidentali più la Turchia, e anche i paesi che non sono dell'Unione Europea, ma che a volte attraverso accordi bilaterali con l'Unione Europea possono partecipare ai programmi. Questi strumenti finanziari sono anche quasi sempre aperti ai paesi del vicinato. L'unica cosa è che nel momento in cui noi presentiamo una proposta di progetto e vogliamo coinvolgerli, dobbiamo verificare che questi paesi abbiano firmato un Memorandum of Understanding con la Commissione europea, che appunto autorizza la partecipazione di questi paesi al programma. Ora, cosa succederà nel 2021-2027? Secondo, chiaramente io per ogni linea finanziaria vi sto indicando dove troveremo nel futuro questa linea finanziaria, tenendo presente però che noi stiamo presentando delle proposte che potrebbero essere ancora messe in discussione e potrebbero cambiare nel momento in cui si arriverà all'approvazione di questi strumenti finanziari. Quindi parliamo di quello che sono proposte. Ora, per il periodo 2021-2027, la Commissione europea ha proposto di raddoppiare i finanziamenti destinati al programma Erasmus, portandoli a circa 30 miliardi di euro. Quindi con il raddoppio di questo finanziamento dovremo avere uno strumento molto più efficace, che ha come obiettivo finale quello della costruzione entro il 2025 di uno spazio europeo dell'istruzione, che dovrebbe offrire anche maggiori opportunità ai giovani e promuovere un'identità europea mediante politiche a favore dei giovani, dell'istruzione e della cultura. Quindi l'obiettivo è quello di aumentare il numero dei beneficiari al programma, che nel futuro dovrebbe sostenere fino a 12 milioni di persone, che dovrebbe essere praticamente quasi il triplo rispetto all'attuale periodo di programmazione. Un'altra caratteristica del nuovo programma sarà quello di agevolare quanto più possibile la partecipazione di persone di tutte le estrazioni sociali, grazie a nuovi formati e anche a un accesso più facile per le organizzazioni di base minori. Il programma cercherà anche di costruire delle relazioni più forti con il resto del mondo, quindi saranno avviate molte attività di mobilità e di cooperazione con i paesi terzi, appunto attraverso una combinazione di mobilità fisica e di mobilità virtuale.
Altro obiettivo sarà quello di promuovere in modo mirato i campi di studio che sono orientati al futuro e per dedicare maggiore attenzione a quelli in particolare concentrati sulle energie rinnovabili, sui cambiamenti climatici, l'ingegneria ambientale, l'intelligenza artificiale o la progettazione. Vediamo poi come questo tema dei cambiamenti climatici lo troveremo fortissimo in tutti gli strumenti finanziari del periodo 2021-2027. In realtà il tema dei cambiamenti climatici aveva avuto già un forte accento in questo periodo di programmazione, ma lo sarà ancor più nel futuro periodo di programmazione. Altro obiettivo di Erasmus+ sarà quello di promuovere un'identità europea con un'esperienza di viaggio attraverso la nuova iniziativa Discover EU, che dovrebbe offrire ai giovani la possibilità di scoprire il patrimonio culturale dell'Unione Europea e quindi anche la ricchezza che è rappresentata principalmente dalla sua diversità. Ora vediamo quali sono invece i programmi nel settore del sociale, della cultura e della cittadinanza. Abbiamo nell'attuale periodo di programmazione essenzialmente due programmi principali, Europa per i cittadini ed Europa creativa. Ora, Europa per i cittadini ha come obiettivo quello di migliorare la consapevolezza e la comprensione dell'Unione Europea, ma anche della sua storia e dei suoi valori, e principalmente ha anche un grosso obiettivo che è quello di favorire la partecipazione democratica e civica all'Unione Europea. Si compone infatti di tre strand: uno è la memoria europea, l'impegno democratico e partecipazione civica, ed un ultimo strand che si occupa di valorizzazione essenzialmente dei risultati positivi ottenuti nell'ambito dei due strand precedenti. Il programma, tra l'altro, prevede dibattiti e discussione su tutti i temi che sono legati all'Unione Europea e che quindi possano favorire quanto più possibile il coinvolgimento dei cittadini in attività civiche e democratiche. In più, per sensibilizzare i cittadini ai diversi aspetti relativi alla cittadinanza e identità europea, il programma sostiene i gruppi di riflessione, i gruppi di cittadini, ma anche altre organizzazioni della società civile. Per quanto riguarda i tre strand, la memoria europea più che altro sostiene organizzazioni per la promozione di dibattiti e attività sulla storia e sull'integrazione europea a livello transnazionale e che abbiano una chiara dimensione europea. Per quanto riguarda il secondo strand, che è quello dell'impegno democratico e partecipazione civica, l'obiettivo è quello di portare l'Europa quanto più possibile vicina ai suoi cittadini, in modo da rendere questi ultimi più attenti e informati su tutto ciò che riguarda l'Unione Europea. In più, come vi dicevo prima, la valorizzazione non fa nient'altro che capitalizzare i risultati positivi conseguiti nell'ambito dei due strand, appunto per poterli diffondere quanto più possibile. Come vedete nella slide che sto proiettando, vengono finanziate varie tipologie di azioni come riunioni di cittadini. Questo programma è noto particolarmente per la promozione dei gemellaggi e i partenariati tra le città, ma promuove anche altre azioni come la creazione di reti e partenariati transnazionali, il sostegno alle organizzazioni di interesse europeo generale e così via. I paesi partecipanti sono i soliti, gli stati membri dell'UE, i paesi in preadesione e quei tre paesi dell'EFTA, che sarebbe appunto l'Associazione dello Libero Scambio. I beneficiari sono tutti i soggetti interessati a promuovere la cittadinanza e l'integrazione europea, in particolare gli enti e le organizzazioni locali e regionali, i comitati di gemellaggio, i centri di ricerca sulle politiche pubbliche europee e le organizzazioni della società civile. Cosa succederà per il programma Europa dei cittadini nel prossimo periodo di programmazione? Quello che sappiamo è che, così come lo abbiamo conosciuto finora con il nome di Europa dei cittadini, non esisterà più, però continuerà comunque ad esistere nelle sue azioni attraverso il Fondo Giustizia e Diritti e Valori. Questo Fondo Giustizia e Diritti e Valori in realtà è composto da due sottoprogrammi: il programma Diritti e Valori e il programma Giustizia. Le azioni del programma Europa per i cittadini le troveremo nel programma Diritti e Valori, che avrà essenzialmente tre obiettivi specifici: quello di promuovere la parità di genere e i diritti delle persone, che appunto sarà la sezione parità e diritti,
quello di promuovere il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini nella vita democratica dell'Unione, e questa sezione si chiamerà Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini, e in più il contrasto alla violenza, che era noto inizialmente come il programma Daphne e che ora continuerà ad esistere nell'ambito del programma Diritti e Valori come sezione Daphne. Finanzierà varie attività come attività di sensibilizzazione e formazione per migliorare la conoscenza delle politiche e dei diritti nei settori interessati dal programma. Continuerà ad esserci comunque attività relative alla storia e alla memoria europea. Saranno finanziate attività di reciproco tra i soggetti interessati per migliorare la conoscenza e la comprensione reciproca, ma principalmente anche la partecipazione democratica e civica, e quindi continueranno ad essere finanziate attività di gemellaggio tra città, questo anche per fare in modo di avvicinare i cittadini di nazionalità e culture diverse. Saranno finanziate attività di analisi e di monitoraggio per cercare di migliorare quanto più possibile la comprensione della situazione negli Stati membri a livello dell'Unione Europea, nonché l'applicazione della legislazione e delle politiche dell'UE. Continuerà a essere dato sostegno alle organizzazioni della società civile per promuovere e agevolare la partecipazione attiva alla creazione di un'Unione più democratica, così come ci sarà lo sviluppo della capacità dei diritti europei di promuovere e sviluppare ulteriormente il diritto dell'Unione, e quindi anche delle sue strategie e dei suoi programmi. Poi abbiamo il programma Europa Creativa. Il programma Europa Creativa è il programma che diciamo, al suo interno contiene tre sottoprogrammi, che sono il sottoprogramma Cultura, che ha come obiettivo quello di appunto, promuovere il settore culturale all'interno dell'Unione Europea, il programma Media, che sostiene essenzialmente il cinema europeo, ma anche tutto il settore audiovisivo in generale, e poi c'è la componente transettoriale, che è la componente che permette di capitalizzare i successi e le buone prassi conseguite nell'ambito dei due programmi. Per quanto riguarda la sezione cultura, l'obiettivo è quello di rafforzare le competenze degli operatori, ma anche quello di dare agli operatori la possibilità di cooperare a livello internazionale e quindi di internazionalizzare le loro carriere. In più, altro obiettivo è quello del rafforzamento delle organizzazioni culturali e creative europee e la creazione di reti internazionali. Può sostenere inoltre tournée, manifestazioni, mostre e festival internazionali. Sostiene sicuramente la traduzione e la circolazione delle opere letterarie europee, e in più finanzia azioni specifiche per rafforzare la visibilità e la ricchezza delle culture europee. La sezione media invece si occupa appunto del settore audiovisivo e del cinema e ha come obiettivo quello di migliorare le capacità e le competenze dei professionisti del settore audiovisivo. E quindi anche lo sviluppo delle capacità degli operatori per lo sviluppo delle opere audiovisive europee. In più, promuove lo scambio fra imprese, cercando di facilitare quanto più possibile l'accesso degli operatori ai mercati e agli strumenti d'impresa. In più, si occupa di promuovere la circolazione transnazionale delle opere audiovisive mediante attività di marketing, di branding e di distribuzione. La componente transettoriale l'abbiamo detto, si occupa di favorire quello che è la capitalizzazione delle buone esperienze conseguite negli altri due sottoprogrammi. In più, il programma Europa Creativa prevede anche dei premi. Forse li conoscete, che sono il premio dell'UE Europa Nostra per la conservazione del patrimonio culturale, il premio per UE per la scrittura contemporanea, quello per la letteratura, poi i premi europei Border Breakers Award e il premio Unioniale Media, e vanno ad aggiungersi ad altre iniziative che sono i capitali europei della cultura, il marchio del patrimonio europeo e le giornate europee del patrimonio. I beneficiari chiaramente sono tutte le organizzazioni culturali e dell'audiovisivo e della musica, delle arti e dello spettacolo, nonché gli enti pubblici che si per gli assessorati e le direzioni che si occupano di questi temi. Cosa succederà in futuro? In realtà questa linea sarà semplicemente riconfermata. Ci sarà semplicemente più o meno con le stesse caratteristiche. L'unica cosa è che la Commissione ha proposto di aumentare i fondi per questo programma, appunto, a sostegno dei settori culturali e creativi europei e anche delle opere audiovisive europee.
La proposta si concentra nuovamente sui tre settori principali che sono media, cultura e le azioni transettoriali e l'unica, diciamo, caratteristica è che nel settore media aumenteranno gli investimenti nella promozione e la distribuzione di opere narrative innovative europee, compresa la realtà virtuale a livello internazionale. E l'altra novità è che sarà creato un repertorio online di film dell'UE per rafforzare la visibilità e l'accessibilità delle opere europee. Per quanto riguarda la cultura, saranno destinati 609 milioni di euro per la promozione dei settori culturali e creativi europei e quindi saranno istituiti progetti, reti e piattaforme di cooperazione per collegare tra loro gli artisti di talento che sono presenti in tutta Europa e anche per agevolare la cooperazione transfrontaliera dei creatori. E in più ci sono queste azioni transettoriali che saranno destinate al finanziamento delle piccole e medie imprese e di altre organizzazioni attive nei settori culturali e creativi. Questi fondi saranno anche utilizzati per favorire la cooperazione a livello di politiche culturali nell'UE, per promuovere un ambiente mediatico libero e diversificato e anche per sostenere un giornalismo di qualità attraverso attività di alfabetizzazione, mediatica. Ora parliamo di un altro programma importante dell'Unione Europea, che è il programma LIFE, è un programma dell'ambiente. Così come vi dicevo nell'introduzione, questo è uno dei programmi che ha un pochino atipico, perché finanzia sì azioni a livello di partenariato internazionale, ma può anche finanziare azioni a livello nazionale. Questo programma viene seguito a livello nazionale dai punti di contatto nazionale che per l'Italia è il Ministero dell'Ambiente e ha tre obiettivi principali, quello di contribuire al passaggio a un'economia efficiente in termini di risorse, dove naturalmente devono esserci meno emissioni di carbonio e deve essere anche resiliente, quindi capace di adattarsi ai cambiamenti climatici. Poi abbiamo un obiettivo 2 che è quello di migliorare lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione della politica, ma principalmente della legislazione ambientale e climatica all'interno dell'Unione Europea. E poi abbiamo un'azione 3 che si occupa maggiormente della governance ambientale e climatica, a tutti i livelli. Il programma 2 sottoprogrammi, il programma ambiente, che ha tre settori di azione prioritaria, ambiente ed uso efficiente delle risorse, un'azione che si occupa di natura e biodiversità ed una terza azione che si occupa di governance e informazione in materia ambientale. E poi abbiamo un altro sottoprogramma, azione per il clima, che è stata un po' la novità di questo periodo di programmazione, perché nel programma LIFE precedente l'azione per il clima non esisteva, che si occupa proprio di attenuazione dei cambiamenti climatici, questo per ridurre quanto più possibile le emissioni di gas effetto serra, l'adattamento ai cambiamenti climatici per aumentare la resistenza ai cambiamenti climatici e poi l'azione clima, governance e informazioni che ha come obiettivo principalmente quello di migliorare quanto più possibile la consapevolezza, ma principalmente la comunicazione nei confronti dei cittadini di quelle che sono le principali azioni nel settore dell'azione per il clima. L'azione LIFE finanzia varie azioni, progetti pilota, dimostrativi, anche scambi di buone prassi e così via. I paesi beneficiari sono i soliti, i paesi dell'Unione Europea, i tre paesi che abbiamo visto prima e anche i paesi dei Balcani occidentali e quelli dello spazio europeo del vicinato. Questo perché? Perché se noi facciamo delle azioni climatiche nei nostri territori, per esempio nei nostri mari, ma poi i nostri vicini non attuano diciamo una stessa politica a livello ambientale, rischiamo di vanificare quelli che possono essere gli sforzi dell'Unione Europea. Ed ecco così che si giustifica l'apertura del programma ai paesi dei Balcani e del vicinato. Ora, che cosa succederà per il prossimo periodo di programmazione? La Commissione ha proposto di aumentare di quasi il 60% la dotazione di questo programma, programma che tra l'altro devo dire ha avuto un grandissimo successo a livello di Unione Europea. Tra l'altro bisogna anche dire questo, che la Commissione europea ha integrato l'azione per il clima in tutti i grandi programmi di spesa dell'Unione, in particolare in tutte le politiche di coesione future,
ma anche nei programmi che riguardano i trasporti, perché si parlerà sempre più di trasporti sostenibili, di ricerca e innovazione, dove ci saranno delle linee dedicate all'ambiente e all'azione per il clima, ma anche nella politica agricola, per avere una politica agricola che sia quanto più sostenibile possibile. E in più, per onorare, diciamo, quelli che sono gli accordi di Parigi e anche l'impegno a realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, la Commissione europea ha proposto che il finanziamento a favore del clima diventi una voce di spesa ancora più consistente in tutti i programmi dell'Unione, destinando così almeno il 25% della spesa UE al conseguimento degli obiettivi, climatici. Quali saranno le principali caratteristiche del futuro programma? Un maggiore accento su quella che può essere la tematica dell'energia pulita, maggiore accento sulla tutela della natura e della biodiversità, per sostenere progetti volti a promuovere le migliori prassi di tutela della natura e della biodiversità, ma anche la nuova tipologia specifica dei progetti strategici di tutela della natura che tutti gli Stati membri dovranno concorrere a integrare gli obiettivi in materia di natura e biodiversità anche in altre politiche e programmi di finanziamento. In più, un'altra caratteristica sarà la prosecuzione del sostegno all'economia circolare e alla mitigazione dei cambiamenti climatici, e in più il nuovo programma sarà caratterizzato dall'essere sempre più semplice e flessibile. Questo per allargare anche la base geografica di accesso e principalmente si concentrerà sullo sviluppo e l'attuazione di soluzioni innovative per cercare di rispondere sempre in maniera più precisa a quelle che sono le sfide che ci provengono sia a livello di ambiente che di clima. Ora guardiamo l'altro programma dell'Unione Europea che è il meccanismo unionale di protezione civile. Questo programma ha permesso la cooperazione dell'Unione Europea nel settore della protezione civile, questo per poter facilitare risposte rapide ed efficienti di fronte alle catastrofi naturali, per garantire una sufficiente preparazione dei responsabili e degli operatori della protezione civile rispetto alle emergenze, ma anche questo per cercare di elaborare misure per la prevenzione delle catastrofi. Quindi l'azione, questo meccanismo fino ad ora ha cercato di finanziare azioni principalmente in tre settori di intervento, che sono stati quelli della prevenzione delle calamità, la preparazione in occasione delle calamità, ma anche per cercare di dare delle risposte veloci nel momento in cui si verificano delle calamità, naturali. Quindi quali sono state le azioni? Innanzitutto, sono state finanziate raccolte di informazioni in tempo reale sulle catastrofi, è stata anche migliorata la localizzazione dei mezzi di protezione civile nei vari Stati membri dell'Unione Europea, si è cercato di dare un approccio più coordinato per agevolare il rapido dispiegamento di personale, perché che cosa succede? Che molto spesso in occasione delle catastrofi naturali quello che succede è che arrivano molti aiuti, ma se questi aiuti non vengono poi coordinati in maniera strutturata, si rischia semplicemente di vanificare i vari sforzi e quindi questo meccanismo ha cercato di migliorare quanto più possibile l'approccio di coordinamento dei vari aiuti. E in più sono stati anche finanziate attività di preparazione tese a migliorare la qualità della formazione in modo da poter preparare sempre meglio tutti gli addetti, diciamo, gli addetti al settore della protezione civile. Chi può partecipare al programma? Gli enti pubblici e privati. Il meccanismo, tra l'altro, prevede il rafforzamento e il più facile coordinamento tra le azioni dei 32 paesi aderenti, perché oltre agli 28 stati membri fanno parte del meccanismo unionale di protezione civile anche l'Islanda, l'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, il Liechtenstein e la Norvegia, chiaramente con diversi obiettivi di riferimento. Ora, che cosa succederà nel prossimo periodo di programmazione? Che questo programma verrà, diciamo, continuato o, se vogliamo dire, sostituito dal RescEU, che sarà il nuovo meccanismo unionale di protezione civile. Questo nuovo meccanismo avrà essenzialmente due linee di azione principali.
Una parte si concentrerà sulla solidarietà, mentre una seconda azione sarà più concentrata sulla responsabilità. Quindi, per quanto riguarda la parte relativa alla responsabilità, chiedo scusa, alla solidarietà, essenzialmente ci sarà la risposta sarà rafforzata. La risposta dell'UE rispetto alle catastrofi e quindi verrà costituita una riserva di nuove capacità per la protezione civile che verrà gestita dall'UE, quali gli aerei antincendio, le pompe idrauliche ad alta pressione, squadre di ricerca e così via. E questa azione sarà finanziata al 100% dall'Unione Europea. In parallelo saranno rafforzate le capacità nazionali e quindi ci sarà un finanziamento da parte dell'Unione Europea dei costi necessari ad adeguare, riparare, trasportare e rendere operative le risorse esistenti degli Stati membri. I mezzi entrerebbero a far parte così di un pool condiviso di risorse per la risposta alle emergenze nell'ambito del pool europeo di protezione civile e sarebbero messe a disposizione per l'invio in casi di catastrofi. Questa azione qui sarà finanziata per il 75% dall'Unione Europea, mentre per il restante 25% sarà finanziata dagli Stati membri dell'Unione Europea. La seconda azione che fa parte della responsabilità e che si occuperà di prevenzione delle calamità e preparazione alle calamità avrà essenzialmente tre linee di intervento. Un sostegno alle misure nazionali di prevenzione e preparazione, secondo il quale gli Stati membri condivideranno le strategie nazionali di prevenzione delle catastrofi con la Commissione europea, che a sua volta fornirà poi degli orientamenti. Poi verrà istituita la rete europea di conoscenze per la protezione civile, che avrà come obiettivo quello di formare le autorità nazionali competenti in materia di protezione civile e quindi anche di condivisione delle informazioni. E poi ci sarà una terza linea che si occuperà essenzialmente dei collegamenti con altre politiche dell'Unione Europea per favorire una maggiore cooperazione e coerenza con le altre politiche dell'Unione Europea che riguardano la prevenzione e la preparazione. Inoltre è stato previsto anche diciamo, meno burocrazia. La proposta attualmente in atto della Commissione ha come obiettivo quello di semplificare e anche alleggerire le procedure amministrative per cercare di accorciare quanto più possibile i tempi necessari all'invio dell'assistenza salvavita. Ora passiamo al meccanismo per collegare l'Europa. Questo è un programma molto, diciamo, abbastanza importante e corposo dell'Unione Europea, che ha avuto come obiettivo quello di completare il mercato unico europeo delle reti di trasporto, di energia, ma anche delle reti digitali attraverso essenzialmente quattro sottoprogrammi. Quindi abbiamo avuto il sottoprogramma trasporti, il sottoprogramma energia, il sottoprogramma telecomunicazione, ma anche il sottoprogramma finanziamenti innovativi e project bond. Ora, la sezione trasporti ha avuto come obiettivo quello di concentrarsi essenzialmente sui modi di trasporto meno inquinanti, quindi cercando anche di migliorare quelli che sono stati i collegamenti tra le diverse regioni dell'Unione Europea e qui al fine di facilitare gli scambi di merci, ma anche la circolazione delle persone. Ha avuto come obiettivi essenzialmente l'ammodernamento delle infrastrutture di trasporto, quello di cercare di costruire i collegamenti mancanti, ma anche di eliminare le strozzature. Ma principalmente l'obiettivo di questa sottoprogramma trasporti è quello di poter collegare in futuro l'Unione Europea attraverso questa cartina che vedete visualizzata nella slide. In più la sezione trasporti si è occupata anche di priorità orizzontali come la gestione dei servizi innovativi, quindi la creazione del cielo unico europeo, anche la creazione di sistemi di gestione del traffico stradale, ferroviario e fluviale, ma anche quello di creare la rete principale di porti e aeroporti. La sezione trasporti prevede 9 corridoi europei della rete centrale. L'Italia è stata coinvolta dal corridoio Baltico-Adriatico, dal corridoio Mare del Nord-Mar Baltico, il corridoio Mediterraneo, il corridoio orientale-Mediterraneo-orientale, ma anche quello Scandinavo-Mediterraneo e quello del Reno e delle Alpi.
Analogamente al sottoprogramma trasporti c'è anche una sezione energia che ha come obiettivo quello di migliorare i collegamenti sempre tramite la creazione di corridoi per il trasporto dell'energia elettrica, del gas e del petrolio. E anche in questo caso è stata prevista la creazione dei corridoi europei dell'energia elettrica. L'Italia è coinvolta nelle interconnessioni di elettricità nord-sud in Europa occidentale e in quelle in Europa centro-orientale e sud-orientale. Analogamente, il settore energia si occupa anche della creazione dei corridoi europei del gas e l'Italia è coinvolta nel corridoio meridionale, in quello del nord-sud e in quello del nord-sud in Europa occidentale. In più abbiamo la sezione telecomunicazione TIC che ha l'obiettivo quello di appunto collegare, di migliorare le telecomunicazioni in Europa sostenendo gli investimenti in reti alla banda larga, veloci e ultraveloci e in servizi digitali paneuropei. L'obiettivo è che entro il 2020 noi dovremmo avere circa il 50% dei cittadini europei che dovranno essere collegati tramite le reti a banda larga. In più, anche in questo caso qui, abbiamo avuto la creazione dei corridoi europei delle infrastrutture digitali e questo poi anche altre azioni come quello l'accesso alle risorse digitali del patrimonio culturale europeo, l'identificazione e l'autenticazione elettronica sicura e interoperabile in tutta Europa, i servizi trasfrontalieri operabili di appalti elettronici. E così via. Ah, volevo dirvi una cosa, queste slide verranno messe a disposizione all'interno della pagina dedicata all'evento, diciamo qualche giorno dopo il seminario, quindi tra domani e dopodomani potrete avere le slide. E poi va bene, sempre il programma Meccanismo per collegare l'Europa prevede un'iniziativa che si chiama Project Bond, che è un'iniziativa sui prestiti obbligazionari per il finanziamento dei progetti, che ha come obiettivo quello di rilanciare il mercato delle obbligazioni e di aiutare i promotori dei singoli progetti infrastrutturali ad attrarre finanziamenti obbligazionari privati di lunga durata. Che cosa succederà nel prossimo periodo? Anche in questo caso la Commissione europea ha proposto di aumentare del 47% rispetto al periodo precedente il meccanismo per collegare l'Europa. Anche in questo caso qui dovremo avere riconfermate le solite sezioni che sono quelle del settore dei trasporti, dell'energia e del digitale. In più, anche in questo caso, la Commissione europea ha proposto di rafforzare la dimensione ambientale di questo programma, con l'obiettivo finale di contribuire per il 60% della sua dotazione a raggiungere gli obiettivi in materia di clima. Sempre per la proposta della Commissione, ha anche l'obiettivo quello di integrare meglio i settori dei trasporti, dell'energia e del digitale per cercare di accelerare la decarbonizzazione, la digitalizzazione dell'economia dell'Unione Europea. Quindi le soluzioni per una mobilità pulita come la mobilità elettrica chiaramente richiedono una stretta integrazione tra i vari settori dei trasporti e dell'energia. Altri esempi sono la mobilità autonoma, lo stoccaggio dell'energia, le reti intelligenti e così via. Quindi, come vi dicevo, saranno riconfermate le tre sezioni, che sono quelle dei trasporti per arrivare a una mobilità sicura, pulita e connessa, una sezione energia che dovrebbe consentire l'accesso a fonti energetiche che siano sempre più accessibili, sicuri e sostenibili, e poi chiaramente il settore del digitale che vedrà sempre più rafforzato gli investimenti in rete a banda larga e ad alta capacità. Però parte delle azioni che noi attualmente troviamo nel meccanismo per collegare l'Europa le troveremo anche in questo fondo nuovo, che sarà la vera novità del prossimo periodo di programmazione, che si chiama Invest EU,
che cercherà di accorpare un gran numero di programmi di finanziamento che sono attualmente disponibili, diciamo rifacendosi un po' al modello che è stato adottato per il piano di investimenti che è stato lanciato appunto attraverso il piano Juncker, che ha consentito di conseguire dei risultati importanti. Ora, la Commissione europea, attraverso il fondo FondInvestEU, cercherà di rilanciare l'occupazione, gli investimenti e l'innovazione, essenzialmente attraverso tre iniziative. Innanzitutto attraverso l'iniziativa che è proprio il fondo InvestEU, che sosterrà quattro settori di intervento nel settore delle infrastrutture sostenibili. Quindi finanzierà progetti in energia rinnovabile, connettività digitale, trasporti, economia circolare. Una sezione invece interverrà per sostenere progetti nel settore della ricerca, innovazione e digitalizzazione. Ci sarà una linea dedicata interamente alle piccole e medie imprese che dovrebbe facilitare l'accesso ai finanziamenti di piccole e medie imprese. In più ci sarà una linea che si occuperà di investimenti sociali e anche in competenze. In più il programma prevederà anche un polo di consulenza che dovrà fornire consulenza tecnica ai progetti di investimento che sono in cerca di finanziamenti e in più sempre nell'ambito di questa linea verrà creato un portale che sarà appunto chiamato il portale InvestEU che fornirà una banca dati che avrà come obiettivo quello di riunire i progetti e gli investitori per fare in modo che ci sia una sorta di banca dati offerta richieste di opportunità. Non vi preoccupate perché quello stiamo già pensando di dedicare un webinar interamente dedicato a questo fondo, casomai proprio chiedendo l'intervento di qualche funzionario della Commissione europea che possa illustrarcelo nel dettaglio. Anzi, vi volevo dire, noi oggi con questa giornata stiamo facendo un po' un confronto tra attuali strumenti di finanziamento e quelli futuri, ma vorremmo prevedere quanto prima invece dei seminari specifici dedicati ai singoli strumenti. Quindi continuate a seguirci perché è probabile che in futuro riusciremo a organizzare anche questo, diciamo, nuovo ciclo di seminari sul futuro. Andiamo avanti. Ora affrontiamo quello che è uno dei programmi più importanti dell'Unione Europea, che si chiama Horizon 2020. Voi lo sapete, questo è il principale programma nel settore della ricerca e sviluppo tecnologico. Ha previsto essenzialmente tre priorità: l'eccellenza scientifica, che ha avuto come obiettivo quello di rendere il sistema di ricerca europea più competitivo a livello mondiale. Abbiamo avuto una seconda priorità che è stata quella della leadership industriale, che ha come obiettivo quello di accelerare quanto più possibile lo sviluppo di tecnologie e di innovazioni a sostegno delle imprese del futuro, ma anche per cercare di aiutare le piccole e medie imprese a diventare più innovative e quindi ad assumere un'importanza a livello mondiale. E poi abbiamo avuto la priorità 3, che è stata un po' la priorità principale di questo programma, e la vediamo nel dettaglio, perché è quella che ha sostenuto finanziamenti in sette obiettivi specifici, che sono stati quelli della salute, quelli della sicurezza alimentare, dell'energia, dei trasporti, sempre in un'ottica di trasporti rispettosi dell'ambiente, azioni per il clima, l'Europa in un mondo che cambia, che è appunto società inclusive, innovative e riflessive, che ha previsto molti dei finanziamenti, per esempio anche nel settore culturale, quindi investimenti in tecnologie che abbiano avuto come obiettivo la tutela del patrimonio culturale, e in più un'azione che si è occupata di società sicure, che è l'azione che ha permesso, che permette ancora fino al 2020, secondo l'attuale strumento finanziario, di finanziare quelle tecnologie che possano essere utili per la protezione dei cittadini e quindi tecnologie che possono essere usate dalle forze dell'ordine, diciamo, per migliorare la sicurezza dei cittadini europei. Ora, cosa sarà di questo programma nel futuro? Questo programma continuerà, anche in questo caso è stato proposto uno stanziamento di 100 miliardi di euro, cambierà nome, il nome verrà modificato da Horizon, si chiamerà Horizon Europa.
e avrà alcune novità principali. L'istituzione di un Consiglio europeo dell'innovazione che dovrebbe aiutare l'UE a porsi all'avanguardia dell'innovazione creatrice di mercato, proponendosi come referente unico per portare dal laboratorio al mercato le tecnologie più promettenti che abbiano un alto potenziale, principalmente un potenziale rivoluzionario, e quindi aiutare le start-up e le imprese più innovative a cercare di sviluppare le loro idee. Altra novità saranno nuove missioni per la ricerca e l'innovazione che sono incentrate sulle sfide per la società e la competitività industriale, che avranno obiettivi audaci e ambiziosi, ma anche un forte valore aggiunto europeo, perché affronteranno i problemi che incidono sulla vita quotidiana di cittadini, dalla lotta contro il cancro ai trasporti puliti, oppure dalla rimozione della plastica dagli oceani. In più ci sarà un'altra, diciamo, novità di questo programma, sarà la massimizzazione del potenziale di innovazione in tutta l'Unione Europea, quindi sarà raddoppiato il sostegno fornito agli Stati membri in ritardo con gli sforzi per mettere a frutto il loro potenziale nazionale di ricerca e di innovazione. Inoltre questo programma sarà sempre più gestito in coordinamento con altri finanziamenti dell'Unione Europea, quindi come per esempio con i finanziamenti che possono derivare dalle politiche di coesione, ma anche con quelli previsti nell'ambito di Invest EU, perché abbiamo visto che un'importante azione di Invest EU è proprio nel settore della ricerca e dello sviluppo. In più ci sarà una maggiore apertura, quindi sarà applicato il principio della scienza aperta, che dovrebbe diventare un po' il modus operandi di Orizzonte Europa, che richiederà il libero accesso alle pubblicazioni e ai dati per consentire la diffusione sul mercato e rafforzare il potenziale di innovazione dei risultati che vengono generati attraverso i finanziamenti europei. In più sarà, diciamo, creata una nuova generazione di partenariati europei e una maggiore collaborazione con altri programmi dell'UE, che è appunto quello che vi dicevo. I programmi non lavoreranno più in maniera distinta, ma si cercherà di integrare quanto più possibile, di integrare quanto più possibile le azioni finanziate. Chiaramente, ribadiamo, non si può finanziare una stessa azione con diversi strumenti finanziari, ma si può dare continuità ai progetti attraverso diverse linee finanziarie. Vediamo un altro programma importante, il programma COSME. Il programma COSME è l'attuale programma nel settore dell'innovazione delle piccole e medie imprese. Ha avuto quattro obiettivi: quello di migliorare l'accesso ai finanziamenti da parte delle piccole e medie imprese sotto forma di capitale o di prestito. Altro obiettivo è stato quello di agevolare l'accesso ai mercati sia dell'Unione Europea che mondiali. L'obiettivo 3 ha avuto quello di promuovere l'imprenditorialità e quindi la cultura imprenditoriale, e l'obiettivo 4 è quello di migliorare le condizioni quadro per permettere alle imprese di poter crescere e lavorare con tranquillità. Questo programma si è concentrato essenzialmente sugli strumenti finanziari, sul sostegno all'internazionalizzazione delle imprese. Una cosa molto importante, questo programma ha previsto anche azioni nel settore del turismo, in particolare nel settore del turismo sostenibile, e in più è il programma che fornisce, che finanzia la rete Enterprise Europe, che è una rete di sportelli unici di aiuto ai bisogni delle piccole e medie imprese, appunto attraverso i quali le piccole e medie imprese possono rivolgersi per ottenere consulenza sia sui finanziamenti disponibili, ma anche sulla possibilità di aprirsi nuovi mercati all'estero. Vi ho indicato sulle slide, non so se potete vederlo in basso a destra, i punti di contatto a livello nazionale di questa rete della Enterprise Europe, ai quali potete rivolgervi per maggiori informazioni.
Questo programma ha previsto due strumenti principali, lo strumento di capitale proprio per investire in piccole e medie imprese in fase di espansione e un altro strumento dedicato ai prestiti come lo strumento di garanzia dei prestiti per fornire società di garanzia alle piccole e medie imprese. Sempre in basso trovate un link che è il sito sui prestiti in Italia alle piccole e medie imprese, perché questo programma fino ad ora è stato attuato attraverso l'intermediazione finanziaria delle banche. Il link che vi ho indicato qui in basso vi permette di vedere quali sono in Italia gli intermediari finanziari che vi possono dare aiuto per accedere al programma Cosme. Cosa succederà nel futuro? Le linee finanziate nell'ambito del programma COSME le potremo ritrovare nel programma per il mercato unico, che anche in questo caso avrà una dotazione di 4 miliardi di euro e sarà destinato a proteggere i consumatori, ma principalmente sarà mirato a consentire a molte piccole e medie imprese di trarre pieno vantaggio da un mercato unico ben funzionante. Quindi questo nuovo programma rafforzerà la governance del mercato interno dell'UE, questo anche con la finalità di sostenere la competitività delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese, e promuoverà anche tutta un'altra serie di settori, quali la salute umana, animale, delle piante e il benessere degli animali. Diciamo la sezione che andrà a sostituire il programma COSME è la sezione dedicata alla competitività. Questo per fornire diverse forme di sostegno alle imprese, per erogare sostegno finanziario sotto forma di sovvenzioni e garanzie sui prestiti a titolo del fondo InvestEU, per agevolare l'accesso ai mercati e ridurre gli oneri amministrativi, per sostenere la diffusione dell'innovazione e affrontare le sfide globali e sociali e quindi promuovere un contesto favorevole alle imprese e una cultura imprenditoriale. Gli strumenti che saranno messi a disposizione attraverso questa sezione sono quelli appunto della rete Enterprise Europe e in più saranno disponibili finanziamenti tramite debito e capitale proprio, sempre nel quadro della sezione piccole e medie imprese che fa parte del fondo InvestEU. In più, come abbiamo detto prima, parte delle azioni del programma COSME le ritroverete nel fondo InvestEU. Attualmente esiste invece un programma per la tutela dei consumatori che ha vari obiettivi, l'obiettivo sicurezza per promuovere la sicurezza dei prodotti attraverso misure di sorveglianza dei mercati, un obiettivo 2 che si occupa di educazione e informazione per migliorare l'informazione e l'educazione, ma anche la sensibilizzazione dei consumatori rispetto ai loro diritti. E poi abbiamo un obiettivo 3 che si occupa proprio di diritti e ricorsi, questo per permettere ai consumatori di poter utilizzare, di conoscere quali sono i loro diritti in materia di ricorso nel settore della protezione dei consumatori. E poi abbiamo un obiettivo 4 che si occupa di tutela dei diritti, che mira a rafforzare l'attuazione dei diritti nella dimensione trasfrontaliera. Prevede quattro tipologie di azioni, monitoraggio e attuazione delle regole in tema di sicurezza, iniziative di informazione e comunicazione appunto per informare i consumatori su quelli che sono i loro diritti, assicurare l'applicazione della legislazione che garantisce i diritti dei consumatori e prevede anche proprio delle azioni di forza pubblica tramite operazioni a tappeto che vengono coordinate dalla Commissione europea ma che vengono poi condotte simultaneamente da tutte le autorità nazionali preposte al rispetto dei diritti dei consumatori. Vediamo cosa succederà nel futuro per questo programma. Anche in questo caso qui le azioni del programma le troveremo nel programma per il mercato unico, nella sezione che si occupa proprio di protezione dei consumatori e anche di rafforzamento del loro ruolo. Si occuperà degli standard in materia di salute umana, animale e delle piante, di applicazione efficace della legislazione e norma di elevata qualità
qualità, ma principalmente avrà come novità anche la concorrenza leale nell'area digitale. Quindi il programma aiuterà la Commissione a rafforzare ulteriormente i suoi strumenti informatici, ma anche le competenze di cui si serve per assicurare efficacemente il rispetto delle norme sulla concorrenza nell'economia digitale. In più, questo programma nel futuro si occuperà anche di fornire statistiche europee di qualità che verranno messe a disposizione degli istituti nazionali di statistica, questo per cercare di produrre quanto più possibile statistiche europee che possano essere utili per il processo decisionale in tutti gli ambiti della politica che si occupa di tutela dei consumatori. Ora passiamo al programma Salute, questo è un programma dell'attuale periodo di programmazione che si occupa di promuovere la salute e prevenire anche le malattie, si occupa di proteggere i cittadini anche dalle minacce transfrontaliere nel settore della sanità, di sviluppare sistemi sanitari innovativi e sostenibili, ma anche di migliorare l'accesso dei cittadini ad assistenze sanitarie migliori e più sicure. Prevede varie tipologie di azioni, la cooperazione in tema di valutazione delle tecnologie sanitarie, cooperazione sulle malattie rare a livello europeo, prevenzione e controllo delle patologie croniche, comprese quelle relative al cancro, ma prevede anche tutta un'altra serie di azioni come la riduzione dei danni alla salute derivanti dall'uso di stupefacenti, il rafforzamento della collaborazione sulla sicurezza dei pazienti, il contrasto alle minacce sanitarie, l'innovazione nel settore della salute elettronica e anche attuazione della legislazione nel settore dei prodotti del tabacco. Cosa succederà nel prossimo periodo di programmazione? Il programma Salute, così come lo conosciamo ora, non esisterà più, ma le sue azioni saranno comprese, azioni nel settore della sanità, nei vari programmi che abbiamo già visto, in Orizzonte Europa, nel meccanismo per collegare in Europa, nel nuovo programma per l'Europa digitale, nell'InvestEU, nel settore appunto della ricerca e sviluppo anche nel settore della sanità, e nel programma per il mercato unico, nell'azione che si occupa di sicurezza alimentare. Ora passiamo al programma nel settore dell'occupazione e degli affari sociali. Questo ha avuto come obiettivo quello di migliorare, i successi per la riduzione della disoccupazione e quindi favorire quanto più possibile gli obiettivi di migliore occupazione, di migliore politiche sociali, ma anche di favorire quanto più possibile l'inclusione. Scusate, vado un po' veloci perché abbiamo soltanto 5 minuti di tempo e abbiamo ancora un po' di programmi da guardare. Se per voi va bene, ci possiamo anche ritagliare 10 minuti in più così da poter andare un pochino più tranquilli. Comunque ci proviamo a finire in 10 minuti. Questo programma per l'occupazione e l'innovazione sociale ha tre linee. L'asse Progress che si occupa di occupazione e solidarietà sociale, l'asse Eures che si occupa di servizi per l'impiego e di mobilità professionale e un asse 3 che si occupa di microfinanza e imprenditoria sociale. Questo per farsi di aiutare le piccole e medie imprese ad ottenere finanziamenti per progetti nel settore dell'imprenditoria sociale. L'asse 1 prevede vari tipi di attività come raccolta dati, sondaggi, valutazioni di analisi. Andrei un po' veloce su questo, perché invece in realtà volevo andare qui, cioè all'azione 3, che è quella un po' più importante perché si occupa di microfinanza e imprenditoria sociale per agevolare l'accesso ai finanziamenti per gli imprenditori, in particolare per quelli che hanno difficoltà ad accedere al mercato del credito tradizionale. E come vedete alla fine di questa pagina vi ho indicato il link agli intermediari finanziari per l'asse 3 del programma microfinanza e imprenditoria sociale, che è essenzialmente l'intermediario finanziario è uno, e cioè la banca etica. Che cosa succederà in futuro per questo programma? Con le azioni di questo programma saranno essenzialmente inglobate nel nuovo programma InvestEU.
Ora, dice, vediamo quali sono gli attuali programmi nel settore degli affari interni. Attualmente noi abbiamo un fondo asilo e migrazione che si occupa dei flussi migratori e sulla gestione integrata della migrazione e poi abbiamo un fondo per la sicurezza interna che si occupa di sostenere, di attuare la strategia di sicurezza interna, ma anche di approcciarsi in maniera coerente e globale alla cooperazione di polizia, compresa la gestione delle frontiere esterne. Il Fondo Asilo e Migrazione, finanziazione in materia di asilo, di integrazione dei cittadini dei paesi terzi, di immigrazione regolare, ma si occupa anche di rimpatri. L'obiettivo finale è quello di creare il sistema europeo comune di asilo, o meglio di svilupparlo ulteriormente, perché il sistema già esiste. E principalmente si occupa di finanziare azioni per migliorare le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo e anche le procedure di asilo negli Stati membri. Invece il Fondo per la sicurezza interna è suddiviso in due fondi, uno che si occupa di cooperazione tra le forze di polizia tramite prevenzione e lotta al crimine e la gestione delle crisi, e un secondo fondo che si occupa invece di gestione delle frontiere esterne, ma anche di politica dei visti. Devo dirvi una cosa relativamente a questi fondi. Questi fondi sono stati, diciamo, fanno parte di finanziamenti diretti dall'Unione Europea, però in realtà funzionano un po' come i fondi strutturali. C'è una parte di questi fondi sono diciamo gestiti a livello nazionale dalle autorità responsabili che sono una sorta di autorità di gestione. Però una parte di questo programma invece si comporta proprio come un fondo diretto perché prevede dei bandi a livello diciamo, di Unione Europea che appunto, ai quali si può partecipare creando partenariati internazionali. Che cosa succederà per questi due fondi in futuro? Saranno sostituiti da due nuovi fondi che si chiama il Fondo Asilo e Migrazione e il Fondo per la gestione integrata delle frontiere. Ora, il Fondo Asilo e Migrazione sarà semplicemente trasformato e potenziato. Il Fondo per la gestione integrata delle frontiere invece comprenderà sia l'attuale strumento per la gestione delle frontiere e i visti, ma prevederà anche un nuovo strumento che si chiama strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale. Continuerà ad esistere il Fondo Sicurezza Interna, che però avrà tre nuovi obiettivi, quello dell'aumento dello scambio di informazione, l'intensificazione delle operazioni congiunte trasfrontaliere, il rafforzamento delle capacità per contrastare e prevenire la criminalità. E poi sarà istituito un nuovo fondo, che è il Fondo Europeo per la Difesa, che coordinerà, integrerà e amplificherà gli investimenti nazionali, ma anche la ricerca nel settore della difesa, questo per lo sviluppo di prototipi e per l'acquisizione di nuove tecnologie e materiali di difesa, che noi abbiamo visto in questo momento sono compresi nel programma Horizon 2020. Altri due programmi importanti attualmente esistenti sono il programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza e il programma Giustizia. Il programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza ha come obiettivo quello di rendere i diritti e le libertà delle persone effettive nella pratica, cercando di farli conoscere meglio e anche di applicarli in maniera più coerente in tutta l'Unione Europea. Poi invece abbiamo il programma Giustizia che si occupa di assicurare che la normativa dell'Unione Europea relativa alla giustizia civile e penale sia applicata efficacemente all'interno di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea. In più il programma Giustizia mira anche a garantire un adeguato accesso alla giustizia in Europa sia per i cittadini che per le imprese nei contenziosi trasfrontalieri e quindi sostiene l'intervento dell'Unione anche per contrastare le droghe e la criminalità. Il programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza promuove inoltre la parità di genere, i principi della non discriminazione, ma anche i diritti del bambino. Mentre il programma Giustizia si occupa essenzialmente di facilitare e sostenere la cooperazione giudiziaria sia in materia civile che in materia penale. Si occupa di promuovere la formazione giudiziaria, compresa la formazione linguistica nella terminologia giuridica, si occupa di facilitare l'accesso effettivo alla giustizia
giustizia per tutti e quindi promuovere e sostenere i diritti delle vittime della criminalità e sostenere iniziative nell'ambito della politica in materia di droga sugli aspetti della cooperazione giudiziaria e della prevenzione della criminalità che sono strettamente connessi a quelli che sono gli obiettivi generali, del programma. Che cosa succederà per questi due programmi nel prossimo periodo di programmazione? Lo abbiamo visto prima. Noi avremo il programma, questo nuovo fondo che si chiama Giustizia, Diritti e Valori, nella sezione Diritti e Valori e Giustizia. Quindi, il programma Diritti e Valori avrà tre obiettivi, quello di promuovere la parità e i diritti, e questo l'abbiamo visto prima, e principalmente avrà l'altra linea, che è la sezione Daphne, che si occuperà di contrastare la violenza contro le donne e i bambini. Invece il programma Giustizia si occuperà di facilitare e sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, così come avviene attualmente con l'attuale programma, ma si occuperà anche di migliorare l'efficacia dei sistemi giudiziari nazionali e quindi l'esecuzione delle decisioni. In più avrà come obiettivo quello di favorire la formazione giudiziaria analogamente a quello che accade con l'attuale programma Giustizia, questo anche per promuovere una cultura giuridica, giudiziaria e dello Stato di diritto comune. E in più l'altro obiettivo sarà quello di agevolare l'accesso effettivo alla giustizia per tutti, cercando di mettere a disposizione strumenti di ricorso efficaci. Ultimi programmi sono quelli nel settore della lotta antifrode. Abbiamo il programma Ercole, che è un programma dedicato alla lotta contro la frode, la corruzione, ma anche contro qualsiasi altra attività illecita e che quindi in qualche modo possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione Europea. Questo programma è incentrato in particolare sulla cooperazione tra la Commissione Europea attraverso l'Ufficio Europeo per la lotta antifrode e le autorità competenti degli Stati membri. E quindi anche altre istituzioni e organi europei che si occupano di questo tema. E invece poi abbiamo il programma Pericle 2020 che si occupa di prevenire e combattere la contraffazione monetaria e le relative frodi, cercando di migliorare la competitività dell'economia europea e quindi assicurando la sostenibilità delle finanze pubbliche. Vediamo questi due programmi come diventeranno in futuro. Avremo il programma antifrode che avrà come obiettivo appunto quello di combattere la frode, la corruzione, ma anche altre irregolarità a danno del bilancio dell'UE. E quindi Ercole sarà sostituito da questo programma antifrode. In più questo programma finanzierà lo sviluppo di strumenti informatici avanzati, questo per permettere quanto più possibile alle forze di polizia di poter condividere diciamo tutto quello che sono le banche dati che permettono quindi di rintracciare eventuali problemi di frode all'interno dell'Unione Europea. Il programma finanzierà inoltre attività di formazione mirate allo scambio di informazioni e buone pratiche tra le varie autorità che a livello di Stati membri si occupano di antifrode. Devo dirvi una cosa, a proposito del programma contro la contraffazione monetaria, questo programma è valido sia all'interno dell'Unione Europea per i paesi che hanno già adottato l'euro, ma il programma si applica anche ai paesi che non sono all'interno dell'Unione Europea, ma che comunque hanno adottato l'euro come moneta unica nazionale. E per farvi un esempio, uno di questi paesi, due paesi che fanno parte di questo gruppo sono il Montenegro e il Kosovo, che non hanno l'euro come, che hanno adottato l'euro come moneta nazionale, pur non essendo parte dell'Unione Europea. Per ritornare al programma antifrode, questo programma sosterrà anche le attività di indagine congiunte delle autorità doganali degli Stati membri e anche sempre se queste operazioni sono fondamentali per smantellare le reti criminali che operano attraverso i confini. Il programma Pericle invece verrà riconfermato, è stata proposta una dotazione finanziaria di 7.700 milioni di euro
E come vi dicevo, anche in questo caso il programma sarà esteso ai paesi che non hanno, che non hanno adottato l'euro come moneta nazionale, ma anche ai paesi che hanno adottato l'euro come moneta nazionale, ma che non fanno parte dell'Unione Europea. In più questo programma continuerà anche a prevenire e combattere la contraffazione monetaria e le relative frodi. Ultimi due programmi sono i programmi nel settore degli interessi finanziari, che sono fiscalità e dogane. Il programma Fiscalis è il programma che mira a migliorare i sistemi di funzionamento e di sistemi di imposizione nel mercato interno, cercando di rafforzare la cooperazione tra i paesi partecipanti, le loro autorità fiscali e i loro funzionari. E poi abbiamo il programma Dogana, che si occupa di sostenere la cooperazione principalmente tra le autorità doganali, ma anche con altre parti interessate. Anche in questo caso qui vado un po' veloce per cercare di stare nei tempi. Questi due programmi saranno riconfermati nel periodo 2021-2027. Anche questi due programmi saranno finalizzati alla cooperazione fiscale doganale, questo per migliorare quanto più possibile la cooperazione tra i diversi Stati membri dell'Unione Europea. In particolare, il nuovo programma Dogana contribuirà all'instaurazione di un'unione doganale moderna, che sarà imperniata sugli interessi delle imprese e dei cittadini dell'Unione Europea, mentre il nuovo programma Fiscalis sosterrà essenzialmente la cooperazione tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri e migliorerà il contributo alla lotta contro la frode, l'evasione e l'elusione fiscali. Noi abbiamo finito. Io vi chiedo scusa se siamo dovuti andare un pochino velocemente, però come avete visto i programmi erano molti, quindi noi volevamo dare una panoramica generale, tenendo presente che ora metteremo a disposizione le slide, che esistono al nostro Sì, bando Claudia, di ci sono slide, ma che ci tantissime sono anche domande. alcuni dati dagli Comunque, organismi europei, dove tutte le vedi anche queste in linee chat. finanziarie saranno esaminate nel Penso ci sia un dettaglio. refuso. Ora Parlavi di volevo risorse per le rispondere forse. telecomunicazioni. Lorenzo Floresta dice: ma solo 1 milione di euro per le telecomunicazioni? Sicuramente c'è stato un refuso su quello, assolutamente. Volevo far presente che nel ringraziare Claudia per la completezza e l'esaustività delle informazioni, sfido chiunque oggi a Ah sviscerare quello sì. che Claudia ci ha detto su quello che sarà il prossimo ciclo di programmazione. Quindi, come vedete, a fronte di derive anti-europeiste che si sentono in giro, questi periodi, devo dire, il fermento in Europa c'è su tanti fronti. Vediamo appunto il rafforzamento di Erasmus che punta a triplicare, diciamo, il budget e le attività all'interesse per l'ambiente. L'AIF verrà rafforzato, si pensa di rafforzare del 60%, la protezione civile, il potenziamento di Horizon, carne a fuoco ce n'è tanta. Due domande da parte di Giorgio Cannella. Horizon Europa 21-27 sarà dotato di un archivio pubblico di tutti i finanziamenti erogati che sia liberamente consultabile via internet? Questa è una domanda. Allora, io non so che cosa intendiamo come archivio pubblico. Sicuramente ora c'è un obbligo da parte dell'Unione Europea di pubblicare quelli che sono diciamo, i risultati delle varie call, quindi tutti, su internet vengono pubblicati i nomi di tutti coloro che ricevono i finanziamenti nell'ambito dei vari strumenti finanziari. Se intendiamo come archivio pubblico questo, sì, sicuramente ci sarà, ma esiste già ora. Se si va sul EU Participant Portal, che è il portale europeo di partecipazione agli strumenti finanziari, è già possibile consultare gli elenchi di coloro che ricevono i finanziamenti nell'ambito dei vari strumenti finanziari.
Quindi se noi per archivio pubblico intendiamo questo, sì. Sì, esattamente, Però sì. se invece intendiamo L'altra un'altra domanda, cosa, sempre da non lo parte di so, e Giorgio Cannella, forse la anche vedi anche troppo in tempo chat, per Claudio fare te l'ho dei inviata, dettagli, il Fondo perché per la stiamo gestione parlando integrata ancora delle di, frontiere. Erogherà gli diciamo, stipendi di circa proposte di programma che noi 10.000 agenti di facciamo. frontiera dell'UE, dei Grazie. quali si è parlato in questi giorni. Come interagiranno questi agenti europei con la polizia di frontiera dei Paesi membri? Non so se siamo in grado di evadere questa risposta. Immaginavo. Esatto. Siamo in grado di evadere in questa problematica, innanzitutto perché è prematuro e quindi alcuni dettagli relativi agli strumenti finanziari ancora non si conoscono, però dubito che il fondo erogherà gli stipendi. Diciamo che il fondo probabilmente erogherà dei finanziamenti a livello nazionale. Diciamo alle autorità preposte, poi saranno le autorità Ultima preposte che domanda, è si prevista una riuniranno sessione di webinar anche le per i finanziamenti risorse indiretti anche nella nuova attraverso programmazione? Beh, abbiamo fatto un questo. Però webinar il non mi 14 giugno sui attenderei finanziamenti indiretti in diciamo, a generale, con livello degli di accenni sistematica alla nuova psicologica, a livello programmazione, di c'è stata una strumenti. testimonianza dell'Agenzia per la coesione territoriale al riguardo. Sicuramente più andremo avanti nel tempo, più ci sarà necessità di focalizzare, diciamo, l'attenzione sui nuovi regolamenti che stanno circolando. Non sono ancora definitivi, ma sicuramente una prima infarinatura su quelli che sono i finanziamenti indiretti attualmente la potete seguire ascoltando il webinar del 14 giugno e sicuramente nei prossimi mesi faremo anche degli interventi man mano che i regolamenti saranno più maturi e ci saranno più attività da divulgare, iniziative da divulgare. Quindi penso che Claudia, non so se vuoi aggiungere altro. Io per quanto mi riguarda devo dire che c'è tantissima roba e forse dobbiamo anche vedere se alla luce di quanto illustrato sarà necessario sicuramente focalizzare l'attenzione su alcuni programmi, perché le tematiche sono talmente tante, sviscerarle tutte in effetti è stata un'impresa. Sicuramente potremmo provare a concentrare l'attenzione su alcuni programmi, clusterizzare così le tipologie di interventi che l'Unione si appresta a mettere in campo alla luce sia dei nuovi programmi che di quello che viene capitalizzato del vecchio, insomma. Quindi non lo so, se ci sono altre domande. Sì. Soltanto una cosa, la nostra idea era questo, era di fare questo seminario sui finanziamenti diretti che abbiamo fatto oggi per dare una panoramica di quello che c'è e di quello che sarà molto veloce. Faremo la stessa cosa col prossimo webinar del 24 ottobre, anche se sarà più tranquillo perché lì i finanziamenti sono minori. E quindi vediamo un attimo, qui, essendo minori, avremo un pochino più di calma per poter affrontare i temi. L'altra idea sarebbe quella poi di poter fare un seminario di panoramica generale che potremmo fare noi solo sui futuri e poi invece di approfondire le singole tematiche invitando i funzionari della Commissione europea a presentarci i singoli strumenti finanziari, così che ecco, delle domande più specifiche potremmo farle la prossima volta. Questo dovrebbe essere un po' l'idea che abbiamo, poi chiaramente se riusciamo a realizzarle molto dipenderà dalla disponibilità dei relatori, però nella nostra mente c'è questo. Quindi di seguire questa tematica. Stiamo anche pensando di realizzare una applicazione sui futuri strumenti finanziari dell'Unione Europea. Vi devo dire una cosa, quest'ultima slide devo portare una piccola correzione, lo Europe Direct non è più all'interno dell'ufficio attività internazionali, attualmente siamo all'interno dell'ufficio area innovazione digitale del Formex PA, chiedo scusa per questo refuso.
Sto vedendo una domanda. Farete Ma webinar direi, Claudia, gratuiti se per sei gli d'accordo, che noi studenti? per Mi quest'anno ormai scrivete chiudiamo pure quelle tu. attività programmate, però avendo la Sì, fortuna, fra tutti i virgolette, di programmi, poterci sì, riuscite programmare attività su base a annuale, comunicare perché la navighiamo anche a base di vista domande sulla base delle è esigenze che verranno fuori e dei documenti che saranno più o meno maturi, noi possiamo calibrare annualmente un piano di attività che risponda in maniera più efficace a quelle che sono le iniziative che vengono messe in campo anche nel corso del 2019. Quindi, sì. Scusa se abbiamo solo 2 minuti, volevo solo ricordarvi che il 28 ottobre stiamo organizzando questo evento, quindi una pedalata di 8 km che si svolgerà all'interno del comune di Roma, nel centro storico di Roma, che partirà dallo stadio delle Terme di Caracalla alle ore 11, che si chiama Bici in Rosa, alla quale vi invito a partecipare. Questa pedalata ha come obiettivo quello di sensibilizzare le donne sulla prevenzione al seno, ma principalmente di far conoscere la possibilità di cura presso le Breast Unit. Le Breast Unit sono centri di sinergia multidisciplinari che sono stati voluti dall'Unione Europea, che hanno, diciamo, come caratteristica il fatto che le donne possono essere seguite da più specialisti, perché appunto il cancro al seno può comportare, diciamo, più implicazioni anche su altri organi, e quindi all'interno della Breast Unit noi troviamo tutti gli specialisti di cui una donna ha bisogno nel momento in cui deve affrontare un tumore. Se ne sa poco, le Breast Unit sono state volute dall'Unione Europea, con questa manifestazione noi vogliamo farle conoscere quanto più possibile, quindi vi invitiamo a partecipare a questa manifestazione che si terrà il 28 ottobre. Iscrivetevi sul sito www.bicirosa.it. È una manifestazione molto carina perché appunto si svolge nel centro di Roma. Roma sarà colorata di rosa per un'oretta e quindi ci fa piacere sia se partecipate ma anche se ci aiutate a diffondere l'informazione presso i vostri enti, le vostre famiglie e così via. Ringrazio tutti per la partecipazione. E vi saluto. Ci vediamo il 24 ottobre. Spero che possiate partecipare anche al prossimo webinar. Tra domani e dopodomani mettiamo in linea anche le slide.